Giovane mamma tenta di togliersi la vita lasciandosi cadere dal terrazzo, ma il marito la afferra per un braccio e la tiene fino all'arrivo dei soccorritori. Valori oltre al limite consentito dalla norma per l'uso potabile. In zona Falcineto e località Torno scatta il divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo umano. Tre vescovi in pellegrinaggio in Terra Santa, aperte le iscrizioni per il viaggio della fede che si terrà dal 10 al 17 agosto 2023 con Salvucci, Tani e Trasanti. Strada delle Barche, approvata la convenzione tra Comuni di Fano e Regione, entro l'anno l'affidamento dei lavori e l'avvio del cantiere nel 2023. Presentato il calendario dei carabinieri dedicato alla tutela dell'ambiente, da sempre tra le priorità assolute dell'Arma. Passeggiate e itinerari in bici, ma anche ginnastica e yoga. Gli Stati Generali proseguono alla Memo di Fano con un laboratorio dedicato al turismo all'aperto. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito poco fa dai nostri titoli. Sono stati attimi di terrore ieri sera a Cagli, dove intorno alle 23:30 una mamma di 37 anni di nazionalità albanese ha cercato di gettarsi dal terrazzo del suo appartamento al terzo piano di un condominio con l'intenzione di togliersi la vita. Il marito, vedendola strana, l'ha seguita e non appena la donna ha scavalcato il parapetto, lui l'ha afferrata per un braccio. La 37enne è rimasta a penzoloni nel vuoto per una ventina di minuti, fino all'arrivo dei soccorritori che erano stati allertati dai vicini di casa grazie alle urla del marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione sfondando la porta d'ingresso. La donna, una volta al sicuro, è stata trasportata nel reparto di psichiatria di Urbino. Indagano i carabinieri. Dopo alcune indagini eseguite da ASET S.p.A. sull'acqua prelevata dai pozzi privati in zona Falcineto Basso e in località Torno, i cui esiti hanno evidenziato valori oltre il limite consentito, è stata firmata dal sindaco Serio un'ordinanza di divieto di utilizzo al consumo umano dell'acqua prelevata dai pozzi privati da queste due zone. Con il provvedimento a scopo preventivo è stato disposto il divieto di consumo dell'acqua per uso alimentare, lavaggio o preparazione di alimenti, igiene orale, lavaggio di stoviglie, utensili da cucina, lavaggio di apparecchiature sanitarie, di oggetti per l'infanzia, ma anche per l'annaffiatura delle piante. Il divieto resta in vigore fino a nuova comunicazione. In queste ore gli uffici comunali insieme ad ASET sono a lavoro per individuare la causa della contaminazione. A Pesaro invece questa mattina è stato presentato il primo pellegrinaggio della Metropolia in Terra Santa, guidato dai vescovi Salvucci, Tani e Trasarti. Per partecipare a questo viaggio della fede che si terrà dal 10 al 17 agosto sarà necessario preiscriversi entro il prossimo 30 gennaio. Un'esperienza legata alla fede ma anche un gesto di gratitudine. Per la prima volta intraprendono un pellegrinaggio di Metropolia in Terra Santa, in Israele e in Palestina. Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro, Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Armando Trasarti, vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola. La partenza è prevista per il 10 agosto 2023 da Roma Fiumicino per raggiungere in aereo Tel Aviv. Seguirà il trasferimento in Pullman in Galilea con arrivo a Nazareth verso l'ora di cena. Fino a giovedì 17 poi si susseguiranno momenti spirituali e visite come alla Basilica dell'Annunciazione, alla Chiesa di San Giuseppe, al Monte delle Beatitudini, alla Grotta della Natività, al Campo dei Pastori e alla Tomba della Vergine. Certo, è una bellissima opportunità, perché andare in Terra Santa significa andare alle sorgenti della fede e dell'identità dei cristiani e le chiese che vivono sparse per il mondo, le chiese che vivono nel Pesarese fanno questo cammino verso la chiesa che è la madre di tutte le chiese, laddove tutto è iniziato, dopo i fatti che conosciamo bene della Pasqua, della morte e risurrezione di Gesù e della Pentecoste, quando Gesù appunto ha promesso e ha donato lo Spirito Santo affinché gli apostoli e i cristiani, i suoi discepoli, fossero suoi testimoni, annunciatori del Vangelo, della buona notizia, della pace, fino agli estremi confini della terra. Per noi tornare lì significa ripartire da dove tutto è iniziato, significa ridare slancio alle motivazioni della nostra fede, ritrovare le radici e ripartire quindi anche con
un impegno rinnovato, tornando a casa per essere testimoni qui di quel Vangelo che Cristo ci ha donato. La formazione dei gruppi per ogni diocesi verrà realizzata seguendo la data di iscrizione. Ogni gruppo sarà composto al massimo da 50 partecipanti e in base al numero complessivo verranno stabiliti costi e dettagli. Tratterà di capire quante sono le persone e come il numero delle persone e come poterle distribuire nelle location in degli alberghi e vedere appunto dal numero dipenderà anche che dipenderanno i voli e quindi aspettiamo di avere le iscrizioni e le preiscrizioni perché avverranno online, le preiscrizioni saranno online nei siti delle varie diocesi attraverso il QR code con una scadenza il 30 gennaio e invece le iscrizioni avranno scadenza il 10 di maggio successivamente sempre attraverso i siti delle varie diocesi attraverso il QR code. Presente in conferenza anche la responsabile dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo che partecipa all'organizzazione del progetto. Questa esperienza può far rinascere veramente il desiderio del viaggio, di tornare in questa straordinaria terra, regalando un'esperienza unica a tutti coloro che la vorranno vivere fino in fondo. Israele cresce ogni giorno, cresce nella sua offerta turistica, cresce anche la possibilità di collegarsi anche da altre città, non soltanto appunto da Roma a Milano, con anche dei collegamenti molto vivaci e immediati. E soprattutto ai pellegrini stiamo cercando di offrire il meglio. In questi due anni abbiamo lavorato moltissimo, per esempio, per accrescere alcune strutture tipo i cosiddetti 3 stelle, per offrire al turismo religioso una ampia possibilità di scelta sempre in crescita. Queste esperienze saranno quelle che veramente porteranno a un ritorno del pellegrinaggio come doveva essere, un'esperienza della vita per la vita e che continua nella vita di tutti i giorni. È morto all'età di 59 anni Mario Piccoli, storico capo ultra della VL. Se n'è andato ieri sera intorno alle 21, a poco più di un anno di distanza dall'ictus che lo aveva colpito mentre era in casa. A dare il triste annuncio è stato il figlio Eric che su Facebook ha scritto: "Purtroppo si è spento mio padre. Voglio ringraziare tutti per il supporto ricevuto in questo lungo anno". Tra i messaggi di cordoglio anche quelli del sindaco Matteo Ricci e del club biancorosso. Un 93enne invece è caduto accidentalmente nelle acque del Porto Canale ed è stato soccorso dal comandante della Guardia Costiera di Gabicemare, Raimondo Porcelli, che ha sentito delle grida d'aiuto mentre si trovava nel proprio ufficio. Il comandante ha subito allertato la sala operativa della Guardia Costiera di Pesaro. Poi il sottufficiale della Capitaneria di Porto, senza esitazione, ha lanciato verso il malcapitato un salvagente anulare posizionato all'ingresso della caserma e l'uomo, seppur in evidente difficoltà, è riuscito ad afferrare. Così è stato avvicinato fino allo scalo per una sicura risalita, grazie anche all'aiuto del personale dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Le sue condizioni di salute sono parse buone e dopo l'intervento medico l'anziano è stato affidato alle cure dei suoi familiari giunti sul molo. Se ne parla da tanti anni, ma adesso la strada delle barche diventa realtà. Nel 2023 partiranno i lavori, dentro il 2025 siamo a Fano, dovrà avvenire il collaudo dell'opera. Il servizio di Filippo Pucci. Per la strada delle barche di Fano finalmente qualcosa si muove. Dopo ben 15 anni si torna a parlare di quella infrastruttura strategica che permetterà un miglior trasporto delle imbarcazioni fino al porto fanese e che congiungerà il cavalcaferrovia di Viale Piceno con la strada di Via Ruggero Ruggeri. Il costo dell'opera di 800.000 euro è stato possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Regione. È una infrastruttura strategica non solo per quello che riguarda la cantieristica, che oggi si è sicuramente ripresa e avrà uno sviluppo notevole nel tempo, ma anche per andare a migliorare quella che era un po' il degrado dell'area del bersaglio e quindi per rendere una migliore vivibilità
e nello stesso tempo anche proprio per alleggerire il traffico su quello che era il cavalca ferrovia di Viale Battisti. Anche quello è uno spazio che presto avrà una riqualificazione importante, per cui proprio per snellire la circolazione e mettere in sicurezza anche le auto, pedoni e ciclisti è stato questo l'intervento. Ricordiamo che è un'infrastruttura che verrà preclusa al traffico delle auto, ma invece potrà essere attraversata da pedoni e ciclisti. Ringrazio l'assessore Baldelli della Regione perché in quest'ultima fase ha sbloccato davvero tutto un po' l'iter, e i prossimi passaggi saranno, ora che abbiamo approvato la convenzione, dovrà poi passare in consiglio regionale. Nel momento in cui verrà firmata e restituita al comune, a quel punto noi potremo procedere con quello che è il riaggiornamento, diciamo, del progetto esecutivo che è già disponibile in base all'aumento dei prezzi, per poi mandarlo a gara entro fine anno. Il collaudo dell'opera invece è previsto per il 2025, ha proseguito l'assessore, anche se l'infrastruttura potrebbe essere realizzata in tempi molto più brevi. Ci auguriamo, ecco, siamo in grande velocità e fermento per restituire alla città e tutto un mondo economico oggi che gli auguriamo di essere in forte espansione, un'importante risposta. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per un importo di circa 130.000 euro del denaro presente nei conti correnti bancari, nonché di altri beni nella disponibilità del rappresentante legale di una società con sede a Pesaro. L'uomo si sarebbe reso responsabile di una consistente evasione fiscale. Ed ora le vostre segnalazioni. Un reporter ci ha inviato diverse fotografie relative al manto stradale nell'area dell'ospedale di Fano e del pronto soccorso per mostrare le numerose buche che si sono formate nel tempo. Una telespettatrice invece denuncia la pericolosità di una panchina situata nel giardino antistante alla scuola Corridoni, dalla quale spuntano delle viti pericolose. Nei giorni scorsi è stato presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri dedicato alla tutela dell'ambiente, guardate. È la natura la protagonista del calendario storico dei Carabinieri per il 2023, interamente dedicato alla tutela ambientale, da sempre tra le priorità assolute dell'Arma, giunto a una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in altre 9 lingue. Il calendario è indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti che ne fanno un oggetto apprezzato. Ogni tavola artistica parte da un elemento appartenente all'universo visivo dei Carabinieri, rivisitato e interpretato in una chiave iconica. L'obiettivo è quello di raccontare i temi legati al quotidiano lavoro dell'Arma attraverso i manifesti simbolici narrati dalla penna del celebre conduttore radio-televisivo Mario Tozzi, geologo, primo ricercatore del CNR, giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. Nascono così le 12 tappe di un percorso che svela l'importante azione dei militari a difesa dell'ambiente e del territorio del paese, a protezione del patrimonio faunistico e vegetale nostrano, a salvaguardia di una civiltà agroalimentare che il mondo ci invidia. Un argomento che ci sta a cuore, che è tutta l'amministrazione e che ci permette di dire, con l'acquisizione del corpo forestale, quindi è diventato come ruolo forestale, ora la polizia ambientale più grande del mondo. Quindi un grande interesse, come è accertato, diciamo, certificato anche dalla modifica della Costituzione italiana, quindi di grande interesse per tutto il nostro Stato, per tutta la nostra popolazione, quindi l'impegno dell'Arma è quotidiano in quest'ambito. Ma negli anni l'Arma si è sempre strutturata, sin dalla sua fondazione, con la che è la tutela dell'ambiente, quindi anche sin dal 1816, quindi più di 200 anni fa, c'era la possibilità, 2 anni dopo la sua fondazione, già uno dei compiti era quello di tutelare quelle che erano le foreste, i boschi, da chi ne voleva approfittare. In quel caso, e a quell'epoca era logicamente chi tagliava i boschi o chi usava i boschi per potersi nascondere. Poi nel tempo logicamente sono strutturati dei reparti specifici, siamo partiti con il nucleo operativo ecologico, col comando carabinieri tutela agroalimentare, quindi per la tutela delle denominazioni di origine controllata, dei DOC, DCG, DOP, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi anni abbiamo avuto l'acquisizione del Corpo Forestale dello Stato, che è diventato un ruolo carabinieri, ruolo forestale, quindi che ci ha permesso appunto di avere una competenza a 360 gradi nell'ambito della tutela ambientale, tutela degli animali e la tutela della biodiversità. Per la prima volta nella storia del calendario dell'Arma dei Carabinieri, l'edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato che comprende un sito web, dando così la possibilità di vedere i contenuti in maniera interattiva. Chi potrà entrare in contatto con questo calendario? Beh, penso che tutti quelli che possono essere amanti dell'ambiente, degli animali, ma in qualche modo per lanciare quello che è il messaggio,
quello che vuole essere l'intenzione è quella di lanciare il messaggio che è sempre più importante la tutela dell'ambiente, come è stato scritto nella Costituzione, ma per le future generazioni, non soltanto per noi, ma soprattutto per il futuro, che ce n'è, immagino, bisogno, visto la situazione attuale. Si fa già sentire l'ondata di Pesaro 2024. La prima estate da capitale italiana della cultura segna una crescita di turisti a doppia cifra in città nei primi 9 mesi dell'anno. Da gennaio a settembre 2022 sono stati più di 165.000 gli arrivi, che corrispondono al numero di clienti ospitati nel territorio comunale, e 690.000 le presenze, queste in base al numero di notti trascorse. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c'è un incremento del 18,27% sugli arrivi e del 10,04 sulle presenze. Dati promettenti, soprattutto se rapportati a quelli del 2019, 12 mesi di riferimento in cui si erano contati da gennaio a dicembre circa 239.000 arrivi e 809.000 presenze. I risultati saranno ancora migliori, ha precisato il vice sindaco Daniele Vimini, quando tornerà a pieno regime il turismo sportivo e convegnistico, accolto nel futuro auditorium Scavolini e con la strategia già avviata verso Pesaro 2024. Una programmazione su cui l'amministrazione chiama raccolta enti locali, associazioni di categoria, il mondo dell'imprenditoria, dell'arte e della cultura venerdì 18 novembre dalle ore 14.30 per gli stati generali del turismo. L'appuntamento si svolgerà negli spazi di Della Chiara in via Selva Grossa a Pesaro. A Fano invece gli stati generali sono in corso, domani si parlerà di turismo all'aperto dalle ore 18 alla Mediateca Montanari. Laboratori veramente molto interessanti e partecipati, quelli degli Stati Generali del Turismo. Proprio oggi si è tenuto il laboratorio dedicato al turismo culturale, un incontro insomma insieme a tutto il mondo delle associazioni culturali per discutere insieme, per parlare insieme di quelli che sono i passi da fare nel futuro. Ecco, l'intenzione è rendere più tangibile una visita storica, che parli della nostra storia romana, che parli della nostra storia malatestiana, che parli della nostra arte cittadina, quindi la possibilità di rendere più tangibili queste visite anche con uno strumento digitale che si può prendere direttamente nei nostri punti IAT, quindi possibile per tutti, per le famiglie che ci vengono a visitare, perché abbiamo bisogno di poterci raccontare meglio e di raccontare meglio anche la nostra storia. Ecco, domani un altro incontro importantissimo, il laboratorio dedicato all'outdoor, alla vita all'aperto, e quindi la nostra intenzione è di mettere a disposizione dei turisti che erano nel nostro territorio degli itinerari da fare in bici, quindi degli itinerari bike, sia che sia bici su strada, sia mountain bike che gravel. Oggi sono tante le discipline e sono tante le persone in arrivo dall'Italia e dall'estero che scelgono il nostro territorio, bellissimo, l'unico territorio ad avere queste magnifiche colline degradanti sul mare, e quindi le colline nelle immediate vicinanze della nostra città. Ecco, degli itinerari da poter fare in bicicletta, degli itinerari da poter fare a piedi, dei momenti per poter vivere delle passeggiate, momenti di yoga, momenti di ginnastica in spiaggia. Ecco, tutta una serie di offerte da poter raccontare nei territori dove sappiamo arrivano tante persone, quindi in Lombardia, in Europa, quindi in Germania, in Svizzera. I sondaggi dicono che il 40% delle persone oggi, quando decide di fare un viaggio, prima decide l'esperienza da vivere, poi prenota la struttura. Ecco, noi dobbiamo raccontare tutto quello che il nostro territorio può dare, tutta la sua offerta. Dobbiamo raccontare meglio la nostra cultura, dobbiamo raccontare meglio la possibilità di vivere un turismo familiare, dobbiamo raccontare l'outdoor, dobbiamo raccontare la nostra gastronomia. Ecco, è il percorso che stiamo facendo insieme con gli Stati Generali del Turismo, con i laboratori dedicati agli Stati Generali del Turismo. Ecco, la prossima settimana poi racconteremo i risultati di questi momenti. Ecco, l'ultimo laboratorio si terrà lunedì 7 alle ore 18, che è quello che riguarda il turismo familiare. Insomma, incontreremo il mondo del ricettivo, i ristoratori, tutti coloro che vogliono lavorare in questo tipo di turismo, e parleremo insieme come crescere insieme, come far crescere la nostra proposta. I laboratori ovviamente sono aperti a tutti, quindi tutti coloro che vorranno partecipare, tutti coloro che vorranno far crescere la nostra città, insomma, possono farlo insieme.
E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Emilia Rossetti, che il 1 novembre ha festeggiato 101 anni. Nonna Emilia, nata a Ostra in provincia di Ancona e residente a Sterpeti di Montefelcino, è stata festeggiata dai suoi cari anche con una bella torta. Auguri di nuovo da parte di tutti i familiari e dallo staff di Fano TV. E con queste fotografie chiudiamo qua il nostro telegiornale, che torna domani sera alle 20:30. Vi ricordo anche il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni. Utilizzate WhatsApp e scriveteci al 338 4968 250. Buona serata a tutti voi.